Buongiorno, buongiorno a tutti, iscrivetevi tutti a questo canale, mi raccomando, iscrivetevi e condividete per questa Roma, per questa magica, che poi lunedì facciamo il processo, il campionato alle ore 21 e rispondo alle vostre domande. Poi quest'oggi seguiamo il Milan, seguiamo la Fiorentina, domani il Verona, piatto ricco mi ci fico, godo, godo e mi gaso, godo e mi gaso, godo mi gaso trifolo e difendo e difendo e difendo e difendo, e dife al contrario di quello che fa la Roma, difendo Paolo Fonseca, signori, è giusto così. Li vedevo già pronti, li vedevo già pronti, i gufacci dell'antifonsechismo. Hashtag Gufacci dell'antifonsechismo. Erano lì, erano lì appollaiati di cortomuso. Col trench allegriano, col trench di Allegri e quel sorriso. Da squadra normalizzata perché loro vogliono Allegri, ma noi no. Io non lo voglio Allegri. Hashtag non lo voglio Allegri. Io voglio Paolo Fonseca, Grande Fonseca, Grande Paolo, Grande Roma che meritatamente vince, perché questa partita doveva finire con una vittoria della Roma. Era scritto, signori, hashtag era scritto, che la Roma dovesse vincere questa partita ed era giusto, perché ora voi mi prenderete a pallate, mi prenderete a trotate. Ma io ho visto una grande Roma, signori. Ho visto una Roma che, nonostante geco, che permettetemi un'intemerata e una vergogna, è una vergogna la situazione di Jecko. Adesso la sparo perché mi sono fomentato. Io se vedo il percorso di Jecko alla Roma, non mi vergogno di dire che ha dato molto di più la Roma e Roma a Jecko di quanto Jecko non abbia dato alla Roma, ma devo io vedere ogni volta che vedo giocare Jecko, mi sembra di vedere un giocatore con lo scazzo, un giocatore che devi pregarlo per giocare, per fare quei gol. Borca maggiorale Esiziale. Borca Majoral esiziale, ha giocato molte meno partite, ha fatto praticamente gli stessi gol del fenomeno del campionissimo del capitano Gego. Signor giocatore, per carità, ha anche rivoluzionato un certo modo di fare calcio nella modernità, vero attaccante Boa da 4-3-3, per carità di Dio, gran giocatore, ma è l'atteggiamento che non mi piace questa cosa. Che va a ripercuotersi. Che va a ridefinire. Che va ad autografare l'ennesimo libro che vi ho scritto: La fine delle roboanze. E vale anche per Gioco: Non vuoi stare a Roma? Non ti sta bene l'allenatore. C'hai i pindarismi in barba al contratto che la Roma ti ha fatto l'anno scorso con le voci che c'erano su Inter, Juve, Vai, 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 vai. Cioè, io sto dalla parte di Fonseca e spero ci stia anche la società. E ora di basta, e ora di basta con questi pindarismi e queste roboanze pro giocatori che allora siccome questi non vogliono, non gli va bene Fonseca, allora devo prendere Allegri. Alla Giuseppe Simone, va via Dzeko, benissimo, 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 vai su Maupai, su Neil Maupai del Brighton, mi vai su Niniaki Williams, mi vai su un Isaac della Real Sociedad, mi vai, lo dico mio danno, su un Vlaovic, e chi se ne frega, meglio, 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 una Roma più giovane, più esiziale, più nostra, più internazionale dalla parte di Paolo Fonseca. Guardate che la Roma quest'oggi che la Roma quest'oggi di occasioni ne ha create. La Roma poteva anche fare 5-6 gol. C'è una fase difensiva che non va bene, vero, ma chi se ne frega almeno ci divertiamo almeno ci si diverte almeno ci si diverte, signori. Purtroppo, con bulla e in quest'oggi un disastro. Purtroppo con Bulle e Smolle in quest'oggi è un disastro, ma la Roma ha avuto tante occasioni per vincere questa partita. In barba allo Storite, perché lo Spezia come ha difeso? Perché lo Spezia come ha difeso quest'oggi? Ha forse difeso bene lo Spezia? Eh? Ha, però io me lo sento, me lo sento che se ci fosse stato il 3-3 ci sarebbe stata la fucilata mediatica su Fonseca e sul Fonsechismo, con queste voci fecali, hashtag voci fecali, che sento da giorni per un mister che sta conducendo una squadra che è al terzo posto, che ha vinto tante partite, che ha valorizzato un sacco di giocatori, persino Karsdorp è riuscito a valorizzare, talmente devastante questa valorizzata di Rick Karsdorp, che mi viene da dire non lo so Rick, mi sembra falso, da tanto è lampante la differenza tra il Carsdorp pre Fonseca e questo, una bella squadra, un bel direttore, noi siamo le bimbe di Paolo Fonseca, e fino alla fine, hashtag fino alla fine io continuo, Continuerò a difendere questo, questo Paolo Fonseca, questo Paolo Fonseca che è l'allenatore giusto per, quella, per questa Roma. E spero che la società tenga la barra dritta e si renda conto che se si se risuccede che viene messo all'agonia l'ennesimo allenatore, le cose non cambiano mai. Perché oggi è Fonseca, domani sarà il quinto e l'anno dopo sarà il sesto, e non cambia mai un cazzo. Invece, bisogna difendere l'allenatore. Bisogna difendere l'allenatore, signori, perché questo allenatore merita e deve continuare ad essere. L'allenatore della Roma, poi ho visto gente che a fine primo tempo e durante il secondo tempo diceva: diceva Ma perché Fonseca non cambia? Perché non, perché non fai cambi? Ma l'avete letta la panchina della Roma quest'oggi? L'avete letta la panchina della Roma quest'oggi? Farelli, Santon, Diavarà, Darboe, Feratovic, Providence, Stahl, Podgoreanu e Fusato. Siete terzi con questa panchina. Siete terzi con questa panchina. Siete terzi con questa panchina. Grazie a Paolo Fonseca. Gieco vuole andare via. Ciao. Prego. Quella è la porta. Quella è la porta. Prego. Basta che resti Fonseca. Basta che resti Fonseca. Basta che. Resti... Io sto dalla parte di Paolo. Non voglio Sarri alla Roma. Non voglio Sarri alla Roma. A parte che non ci credo che prenda una squadra a metà campionato con quello che poi la Juve ancora. Gli deve, giustamente, si sta prendendo un anno sabbatico, Allegri non lo voglio alla Roma. Allegri, attenzione, 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 che se arriva Allegri la Roma nel Pangasio non c'è più. Atten io ve lo dico, eh, io ve lo dico, perché questa Roma è la Roma di Fonseca e deve continuare ad essere la Roma, la Roma di Fonseca. Come se poi, se avesse poi pareggiato... Per uno svarione di, di Smalling e degli svarioni difensivi devastanti, la colpa fosse giusta darla all'allenatore. Io non sono d'accordo. Finalmente c'è un allenatore che ha una fase offensiva bella, che ha un bel giuoco. Che ci si diverte, io sono disposto a prendere qualche gol in più pur di vedere questo spettacolo, questo calcio verticale, questo calcio che mi piace, è giusto così. Questo allenatore è giusto per la Roma. Fidatevi di me, fidatevi di me, fidatevi di me. E se guardate la classifica, paradossalmente i punti del primo posto non sono mai stati così pochi. Penso io dai tempi di Garcia, quando si giocava lo scudetto con la Juventus, con la Juventus, con la Juventus, piuttosto qualche rinforzino sul mercato non farebbe schifo, signori. Anche per puntellare un po' la panca. Anche per puntellare un po' la panca. E se Gecco vuole andare via, va bene. Vammi su un Neal Maupay del Brighton, che è perfetto. Brucia le tappe, e vammi magari su un Vlaovic. Vammi su un Williams. Posto che Borca Majoral, quando parte l'ultima partita con lo Spezia in Coppa Italia, che ha sbagliato l'insbagliabile, quest'oggi ha fatto una prestazione gagliarda dal giocatore che ci tiene, dal giocatore che anche le. Qualità, guardate che il secondo gol è un gol bellissimo, eh? lasciando stare la difesa dello spezzo nel secondo gol, è un gol d'autore. Simile a quello di Farias poi che c'è stato, comunque vado con le pagelle, vado di comunità pagellistica Sant'Egidio, signori, recuperiamo la moderazione e la morale. Allora, Paolo Lopez, male, male, male male, 5 e mezzo, Kumbulla male, 5 e mezzo, Smolling. Male 5 più Ibanet. Dal 5 al 6 Karsdorp, 6 e mezzo, Vigliar 6 meno, Veretù 6 e mezzo, Spinazzola 6 e mezzo, Parles Cerez, 5 al 6, mi aspettavo di più da questo giocatore. Pellegrini bene, non sono un fan di Pellegrini, non mi entusiasma, ma quest'oggi bene, molto bene, finalmente una prestazione coi coglioni, di carattere. Dal 6 al 7 Borca Majoral dal 6 al 7. Craian Bristante 6 più Bruno Perez, 6 Diavarà 6, voto a Fonseca. <coughs> La reazione c'è stata, c'è molto da sistemare. Il patimento non è finito. Ma io gli do un 6 e mezzo, io gli do un 6 e mezzo di fiducia, di incoraggiamento per il Fonsechismo. Perché questa Roma deve continuare a credere nel Fonsechismo. Io sto. Con Paolo Fonseca, se la Roma caccia Paolo Fonseca fa il più grave errore che la nuova società appena insediata si può fare, perché significa ripetere il devastante trantran -tran che ha impedito alla Roma, che anche negli anni scorsi aveva delle signore squadre, di fare bene, di fare bene, di fare bene. Dalla parte dell'allenatore un caro saluto.